Ciao, benvenuti sul mio canale. Io sono Barbara, questa è Madè che fa la timida e non guarda la telecamera. Oggi vi presentiamo insieme una specie di tutorial per aiutare le persone che fanno fatica durante le lezioni di Vinyasa a fare il saluto al sole, soprattutto quando devono andare a mettere peso sulle braccia. Per svariati motivi potrebbe esserci questo problema, cioè potrebbero esserci problemi alle articolazioni, ci potrebbe essere un problema di infortunio. E quindi ho pensato di andare ad aiutare queste persone che vogliono comunque seguire le lezioni di Vinyasa, ma sono costrette non riescono a seguirle proprio per questo problema, un problema proprio di appoggiare il peso sulle braccia. Quindi per questa pratica, quindi quando seguite la lezione, vi consiglio di mettere all'inizio del tappetino una sedia come questa, in modo che può esservi sempre disponibile ogni volta che vi servirà. Bene, la prepariamo dunque all'inizio del tappetino. Eccoci, ho posizionato la mia sedia all'inizio del tappetino con la seduta rivolta verso di me. Fai una prova quando l'appoggi sopra o al di là del tappetino che non scivoli via e non si sposti. E avrai bisogno comunque di una sedia abbastanza solida, quindi assicurati che non sia una vecchia sedia, ma che quindi non scivoli e che sia abbastanza robusta. Per cominciare il nostro saluto al sole, andremo a fare il saluto al sole A. Ci posizioniamo davanti alla sedia con le mani unite davanti al petto. I piedi sono paralleli sotto le tue anche, rilassa un po' le ginocchia leggermente. E chiudi gli occhi per qualche istante prima di cominciare. Prendiamoci sempre qualche istante in cui ci centriamo, ci prepariamo per la pratica e portiamo l'attenzione nel momento presente. E al tuo respiro. Ora riapri gli occhi e inspirando andiamo a sollevare le mani sopra la testa, aprendo bene il petto, estendo la colonna mentre il coccige allunga verso il basso. Espirando, piego in avanti dal bacino e porto le mani sulla sedia e rilasso la testa. Se desideri un maggiore allungamento, puoi anche rilassare le braccia giù, mani a terra. Uttanasana. Da qui per Ardha Uttanasana prepariamo le mani sulla sedia, inspiro e vado ad allungare bene la schiena, attivo l'addome, spingo i piedi a terra, apro il petto in avanti. Espirando, raddrizzo la schiena, vado a fare due passi indietro, se va bene per me vado nella panca con le mani sulla sedia, quindi testa, spalle, bacino. Piedi allineati, quindi andiamo a mettere del peso sulle nostre mani. Se questo è troppo, porta indietro il bacino e allunga la schiena. Altrimenti puoi andare in questa panca facilitata. Prendo un inspiro qui. Espirando al posto di Chaturanga, andiamo a fare un passo avanti. Inspiro per aprire il petto, piega un pochino le gambe, andiamo a fare una sorta di mucca al posto del cobro del cane in su. Ed espirando, due bei passi lunghi indietro per andare nel cane in giù modificato. Quindi le mani rimangono sulla sedia, posso piegare un pochino le ginocchia. Voglio andare ad aprire le spalle per permettere al petto di venire in avanti, mentre cerco di ruotare i glutei verso l'alto. Benissimo, un paio di passi in avanti. Ritorniamo in Uttanasana con le mani sulla sedia o a terra. Rilasso la testa. Mani di nuovo sulla sedia. Inspiro per Ardha Uttanasana, ma questa posso
posso anche eseguirla con le mani a terra o sotto le ginocchia. Espiro Uttanasana, mani a terra o sulla sedia. Inspirando, riporto il busto su, allungo con le mani verso l'alto, apro il petto ed espiro, mani unite davanti al petto. Bene, e questo era il saluto al sole A. Proviamo adesso a vedere come applicare questo flow all'interno di un qualsiasi flow di vinyasa. Per esempio, quando nelle lezioni ti trovi all'interno di un flow in cui l'insegnante ti propone guerriero 1 piuttosto che guerriero 2. Voglio mostrarti come inserire questo tipo di flow con la sedia all'interno di un saluto al sole, di un flow che ti ritrovi a affrontare durante le lezioni di Vinyasa. Proviamo a metterci ancora una volta davanti alla nostra sedia, allunghiamo bene la schiena, mani davanti al petto. E ora inspira, porta le mani sopra la testa, apri bene il petto. Espirando, porto il busto in avanti, mani sulla sedia oppure a terra in Uttanasana. Mani sulla sedia, inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, passo indietro, panca sulla sedia oppure distendo la schiena. Inspiri. Espiro, mi avvicino. Inspirando, spingo con le mani sulla sedia per aprire il petto come se fossimo in un cobra a terra. Piega le gambe. Ed espirando, passo indietro e vado nel cane in giù. Apro il petto, piego le gambe. Benissimo, da qua inspiro, posso andare a sollevare la gamba destra dietro di me. Ed espirando, passo in avanti, appoggio il piede destro in avanti. Ruoto il tallone sinistro, lo appoggio a terra. Prepariamo le basi per il guerriero 1. Inspiro, sollevo il busto, mani sopra la testa, apro bene il petto, senti l'addome bene attivo, il coccige che allunga verso terra. Prendo un inspiro, espiro, mani sulla sedia. Passo indietro con il piede destro, panca, oppure distendo la schiena. Espiro, mi avvicino alla sedia, abbasso il busto per inspirare, spingere con le braccia. Distendo, apro il petto ed espiro, un bel passo lungo per entrare nel cane in giù. Apro bene le spalle, mani sempre sulla sedia. Proviamo con la gamba sinistra. Inspiro, sollevo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, piede sinistro bene in avanti, lungo passo in avanti. Ruoto il tallone destro, lo appoggio a terra. Guerriero 1, inspiro. Allungo verso l'alto, teniamo bene l'addome, senti il coccige che allunga verso il basso. Espiro, mani sulla sedia. E ancora Vinyasa Flow, passo indietro, piede sinistro, mi sistemo nella panca, inspira. Espiro, mi avvicino. Inspiro, apro il petto. Espiro, lungo passo indietro e sono ancora nel cane in giù. Prendi una respirazione qui. E da qua pieghiamo un po' le gambe, chiudiamo questo ciclo. Passo in avanti, inspiro per Ardha Uttanasana, apro il petto. Espiro, scendo mani a terra o rimango sulla sedia. Inspiro, allungo il busto verso l'alto, mani sopra la testa, apro il petto ed espiro, mani unite davanti al petto. Prendo un inspiro ed un espiro. Bene, spero che questo breve tutorial, breve lezione sul saluto al sole modificato ti possa essere utile nel caso in cui tu abbia problemi nelle articolazioni delle braccia o debba recuperare da un infortunio o anche per acquistare forza, può essere utile iniziare con la sedia e poi toglierla gradualmente. Ti invito, se hai altre problematiche che ti rendono la pratica difficile,
di scrivere un commento qua sotto e di farmi sapere cosa ti crea difficile seguire le lezioni di Vinyasa. Quindi io credo che queste lezioni debbano essere accessibili a tutti e quindi ci sono vari modi e vari aiuti e supporti che possiamo utilizzare in modo che tutti i corpi, tutte le età e tutte le necessità possano affrontare una lezione di Vinyasa. Ti ricordo, se ti è piaciuto il video, di lasciarmi un commento o un like, e se non l'hai ancora fatto, di iscriverti al mio canale Be Yoga e di attivare la campanellina delle notifiche. Ti aspetto al prossimo video. Ciao!